Bentrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale, intervento a gamba tesa del governo centrale che interviene nella controversa questione Ilva con la pubblicazione di un decreto che stoppa l'azione della magistratura di sequestro senza facoltà d'uso dell'alto forno 2 che è costato la vita ad un giovane operaio perché si è verificato in quell'impianto un grave incidente, un grave infortunio sul lavoro. Ma sentite. Come negli annunci, il governo centrale interviene nella controversa questione Ilva e approva un decreto per Taranto e Monfalcone finalizzato a garantire la produzione industriale superando gli interventi della magistratura. Il decreto prevede una serie di disposizioni volte a garantire la continuità dell'attività produttiva di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in presenza di sequestro giudiziario di beni quando questo si riferisce a ipotesi di reato riguardanti la sicurezza dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo la salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute dell'ambiente. Il provvedimento amplia quanto già previsto dalle disposizioni normative del 2012 sugli stabilimenti di interesse strategico, disposizioni per le quali la Corte Costituzionale ha chiarito, dice il governo, la possibilità di un intervento del legislatore circa la continuità produttiva compatibile con i provvedimenti cautelari. Il decreto in questa ottica prevede che l'attività di uno stabilimento possa proseguire per un periodo non superiore a 12 mesi, subordinatamente alla presentazione di un piano contenente misure e attività aggiuntive, anche di carattere provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Vigili del Fuoco, ASL e INAIL nelle rispettive competenze svolgeranno attività di vigilanza sull'attuazione del piano mediante costante monitoraggio e ispezioni. Misura, spiegano fonti ministeriali, che non lede in alcun modo il motivo per il quale il magistrato ha disposto il sequestro, ma che permetterà all'Ilva, nel caso specifico, di presentare istanza alla magistratura con un piano integrativo di sicurezza chiedendo di sequestro dell'alto forno e la prosecuzione dell'attività di impresa. Continuiamo a dare priorità al salvataggio dei posti di lavoro in tutta Italia, da Monfalcone a Taranto fino all'intero casertano. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Matteo Renzi al termine del Consiglio dei Ministri. A Taranto la notizia si è appresa nella tarda serata di ieri, mentre i carabinieri notificavano all'azienda il no della procura a differire di 10 giorni i termini dello spegnimento dell'alto forno. Siamo di fronte ad un inquietante caso di razzismo ambientale che prevede la prosecuzione a tutti i costi a Taranto di quelle attività pericolose che sono state rifiutate a Genova. È il commento di Alessandro Marescotti di Peace Link. Non appena sarà disponibile il testo del nuovo decreto, Peace Link lo invierà ai competenti organi europei perché l'Italia sia deferita alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. È impensabile che un decreto possa risolvere i problemi strutturali legati alla sicurezza dell'impianto Ilva con un decreto e nel tempo di 30 giorni. Il governo dovrebbe pensare ad avviare una strategia di conversione industriale, come hanno fatto tante altre città europee, perché così non si va da nessuna parte, ci ascoltino ogni tanto. Constato che a Taranto c'è un accanimento da decreto, lo ha dichiarato il co-portavoce nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli. Un decreto legge per impedire il blocco dell'alto forno 2 dell'Ilva, deciso dalla Procura Ionica. Il Consiglio dei Ministri ha partorito l'ennesimo atto contro la magistratura tarantina, contro i lavoratori e contro la città. Sarà argomento scolastico nei tempi a venire, come detto da più parti, sovvertendo tutte le più basilari ma ferre regole giurisprudenziali, interessi ancora non svelati, se non per un arricchimento di chissà chi e chissà che cosa, è il commento dell'ADOC, l'Associazione dei Consumatori di Taranto. C'è il commento anche del WWF Italia, parte civile nel processo Ilva, non appena disponibile, dice il testo, commenterà nel merito il nuovo provvedimento Salva Ilva, l'ottavo varato dal governo. È però doveroso evidenziare, scrive il WWF, il gran brutto segnale che purtroppo questo rappresenta. Ambiente e salute sono ancora soccombenti rispetto agli interessi economici. Brutto segnale anche sul profilo istituzionale, poiché il fatto che il governo debba intervenire con decreto dimostra come la magistratura di Taranto abbia applicato una norma di legge vigente. Il diritto viene quindi scavalcato dalla politica e non è purtroppo la prima volta. La cronaca nera la scorsa notte nella località balneare Chiatona di Massafra. Ignoti malviventi hanno perpetrato un furto presso lo sportello Bancomat del Banco di Credito Cooperativo lì installato, impossessandosi della somma di 5.000 euro in banconote di vario taglio. Gli autori del furto, dopo aver scardinato una porta e un cancello metallico di una piccola struttura in muratura, avvalendosi di un cannello, hanno praticato un'apertura nella cassaforte in acciaio, rimuovendo poi due cassette contenenti il denaro. L'azione termica prodotta dal cannello ha provocato l'incendio dell'apparecchiatura Bancomat, che è andata completamente distrutta. Sono in corso le indagini dei carabinieri finalizzate ad identificare gli autori del furto. Oggi primo giorno di saldi in tutta la Puglia, dunque corsa all'affare. Vediamo come è andata questa prima giornata a Taranto. Al via da oggi in tutta la Puglia i saldi di fine stagione. Federmoda, che previsioni fa? Noi speriamo che siano positive per tutti, dopo una stagione un po'
a rilento, dovuto un po' al clima, dovuto un po' alla crisi. Speriamo almeno con i saldi di risolvere i problemi generali, diciamo, ecco. Questa mattina l'avvio già insomma abbastanza positivo. Stiamo vedendo un po' di movimento, è chiaro, fa caldo, molta gente stamattina sta a mare, aspettiamo più che altro l'ondata di clienti più nel pomeriggio, perché la gente ritorna dal mare, pertanto. A Taranto questo sarà un weekend all'insegna dello shopping, perché ricordiamo i negozi saranno aperti anche domani per l'intera giornata. Sì, siamo aperti anche domani, tutta la giornata, con la speranza che la gente ci venga a trovare, visto il caldo forte che sta facendo. Sei in giro a fare shopping per i saldi? Sì, io ne posso approfittare durante le vacanze. Anche ovviamente sei alla ricerca dell'occasione? Sì, per i 18 anni, quindi comincio a preparare un po' per vedere i vestiti. Hai fatto già un giro per i negozi? Ci sono buone occasioni? Sì, sì. Buongiorno, siete in giro a fare shopping per i saldi? Sì. Avete già fatto un giro? Ci sono buone occasioni? Sì. Qualcosa così, ma insieme vediamo qualche negozietto e vediamo cosa troviamo. Va. L'inizio dei saldi sembra incoraggiante. Eh beh sì, noi stiamo lavorando a pieno regime già da un paio di giorni, anche se il boom si tocca proprio questa mattina, infatti già alle 9 c'era abbastanza affluenza, non abbiamo fatto neanche il tempo a sistemare, quindi si spera che da oggi sino a fine stagione avremo degli ottimi risultati. Che percentuali di sconto state applicando? Per il momento c'è un 20 e un 30%, sicuramente poi nel corso dei mesi avremo delle promozioni abbastanza accattivanti. Come sta andando la prima mattinata di saldi? Diciamo non ci possiamo lamentare, diciamo anche se c'è un bel sole che invita ad andare a mare, però anche il discorso di saldi quindi serve proprio per dare motivazione alla gente di spendere quello che può spendere. Che percentuali di sconto state effettuando? Siamo col 30, 50, quindi diciamo a quello che la clientela desidera, quindi ci mettiamo a loro disposizione, visto per andare anche... Dica. I negozi domani saranno aperti? Domani saranno aperti, sperando comunque anche la clientela diciamo apprezzi questo nostro sacrificio, perché comunque per noi anche venire a lavorare col sole è un sacrificio, però è un piacere se la clientela comunque rispetta diciamo quello che noi facciamo. Com'è andata la stagione? La stagione non è andata male, però alla fin fine diciamo la crisi si sente, quello è il discorso, quindi non è un discorso di come andrà la stagione, è un discorso proprio di motivazione italiana, di spendere e fare, perché comunque al fine mese non tutti riusciamo ad arrivare come dovremmo arrivare. E in concomitanza con l'apertura dei negozi prevista domani, domenica 5 luglio, in coincidenza con l'avvio dei saldi estivi, saranno attivi parcheggi a pagamento, lo comunica l'AMAT. D'intesa con l'amministrazione comunale si è stabilito però di escludere dal pagamento della sosta in giornate festive alcune zone per le quali le strisce blu furono realizzate in dipendenza di uffici pubblici o punti di rilievo di natura diversa da quella commerciale. Dunque il parcheggio non sarà a pagamento nei pressi dell'ospedale, del tribunale e del municipio. In tutte le altre aree di parcheggio delimitate da strisce blu dovrà essere corrisposta la prevista tariffa nell'arco orario consentito, ossia dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30. E ovviamente domani gli ausiliari del traffico vigileranno come di consueto per verificare il corretto pagamento delle tariffe prescritte. Ancora una notizia di cronaca nera. La scorsa notte alle 4 a Leporano, presso una discoteca ubicata nella località balneare Saturo, uno sconosciuto travisato ed armato di pistola si è introdotto all'interno degli uffici della discoteca e sotto la minaccia dell'arma si è fatto consegnare dal gestore l'incasso della serata in corso di quantificazione. Dopo il colpo il malvivente si è dileguato per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce, nessun ferito, fortunatamente indagini in corso a cura dei carabinieri della compagnia di Taranto. La Confagricoltura interviene contro la decisione dell'Unione Europea di far utilizzare all'Italia latte in polvere al posto di quello fresco. Sentiamo qual è il pensiero di questa importante associazione agricola. Latte in polvere al posto del latte fresco. Ce lo chiede l'Europa, ma per la Puglia, in particolare per la filiera produttiva del Tarantino, è una medicina difficile da mandare giù. Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Taranto, si schiera decisamente dalla parte del Made in Puglia. La lettera di messa in mora inviata dall'Unione Europea al governo spiega una vera e propria entrata a gamba tesa contro un sistema produttivo di eccellenza che, oltre a tutelare la qualità del latte e gli investimenti dei produttori, garantisce i massimi livelli ai consumatori. Con il rischio molto concreto di mandare a gambe all'aria centinaia di aziende zootecniche il cui prodotto di qualità sarebbe sostituito da lontani parenti del latte, per di più a basso costo e con scarsi controlli. Solo nel Tarantino parliamo di oltre 1000 aziende che allevano bovini, quasi un terzo di quelli pugliesi, un patrimonio che va difeso ad oltranza.
La Commissione europea, dice Lazzaro, ha messo nel mirino la legge che vieta in Italia la detenzione, la vendita o l'utilizzo di latte condensato in polvere o latte ricostituito a partire da tali prodotti nella preparazione di latte e di prodotti lattiero-caseari. La norma italiana vieta anche in linea di principio la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ottenuti legalmente in altri paesi utilizzando latte in polvere. Secondo la Commissione, chiarisce Lazzaro, la nostra norma non rispetta il principio dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che vieta ogni restrizione quantitativa sulle importazioni su tutte le misure che hanno effetto equivalente tra gli Stati membri. Il Ministero delle Politiche Agricole deve dare un'ulteriore risposta alla Commissione entro la fine di luglio sulle iniziative che l'Italia vorrà mettere in atto, altrimenti la questione verrà posta all'attenzione della Corte di Giustizia Europea. La contromossa italiana, secondo il Presidente Lazzaro, dovrebbe quindi muoversi su due fronti: la difesa e la valorizzazione del latte fresco, prevedendo una migliore etichettatura dei prodotti lattiero-caseari e obbligando la distinzione chiara tra quelli prodotti utilizzando latte fresco e quelli ottenuti utilizzando anche latte condensato in polvere. L'eventuale modifica dell'attuale norma nazionale deve comunque prevedere una limitazione della detenzione del latte condensato ed in polvere per quanto riguarda i caseifici che producono i prodotti di origine protetta. Del resto, conclude Lazzaro, non ha davvero senso sacrificare la qualità e salubrità dei nostri prodotti sull'altare di una intesa regolazione del mercato comune. Con latte in polvere non si fa sana concorrenza, ma si ammazzano la mozzarella e i produttori di latte fresco. È stata spostata al prossimo 4 agosto l'udienza della Corte Suprema di Nuova Delhi, in cui si deve esaminare il ricorso dei fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sull'utilizzazione della polizia antiterrorismo NIA nell'incidente in mare del febbraio del 2012 che li coinvolge nella morte di due pescatori indiani. È quanto emerge dall'agenda della Corte, consultabile in internet. L'udienza, già fissata per il 28 aprile, era stata rinviata prima al 7, poi al 14 luglio e ora di nuovo al 4 agosto. A Taranto, in località Buffoluto, sono stati rinvenuti dai carabinieri della locale stazione per la Marina Militare una penna pistola ed oltre 100 proiettili. Una pattuglia della stazione carabinieri della Marina Militare in località Belfiore, cancello 24 in zona Buffoluto, ha rinvenuto nei pressi della recinzione metallica, accuratamente occultato tra la vegetazione, un involucro in plastica contenente una penna pistola integra e funzionante ed un centinaio di proiettili di vario calibro, molti dei quali compatibili con l'arma trovata. Quest'ultima è verosimile possa essere stata occultata in quella zona da personaggi vicini alla criminalità comune. Si esclude che l'arma e il munizionamento, dicono i carabinieri, possano avere attinenza con fenomeni legati al terrorismo internazionale. Tutto il materiale è stato sequestrato. Nei prossimi giorni saranno effettuati accertamenti tesi a verificare la compatibilità dell'arma con recenti episodi delittuosi che si sono verificati nella nostra provincia. Segnali di ripresa, sia pur timidi, aumentano gli autocarri per il trasporto delle merci in Puglia. Sentite. Flebili segnali di ripresa, aumentano gli autocarri per il trasporto delle merci. In Puglia circolano 217.620 mezzi. L'anno precedente erano 217.224. L'incremento è di 396 unità. Si tratta di una piccolissima inversione di tendenza, che però fa ben sperare. Il trasporto delle merci su gomma, infatti, è strategico per la ripresa dell'economia. E quanto rileva il Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia, che ha elaborato gli ultimi dati sul parco veicoli. In particolare, secondo il PRA, il pubblico registro automobilistico, nelle province della Puglia il numero di autocarri sale. A Taranto, in modo particolare, da 24.557 si è passati a 24.565 autocarri. La maggior parte degli autocarri è alimentata a gasolio, 8.417 i mezzi a benzina, 3.604 quelli a benzina e metano, 1.101 a benzina e gas, appena 96 quelli elettrici. Sempre in Puglia aumentano anche i trattori stradali o motrici. A Taranto sono 993. Quelli raccolti dal Centro Studi Regionale di Confartigianato, dice Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia, non sono che flebili segnali positivi per uno dei settori più martoriati dalla crisi economica e non solo. Il trasporto su gomma rappresenta un settore di primaria importanza per l'economia. Basti pensare che in Italia oltre l'85,5% delle merci viaggia su strada. Agli esorbitanti rincari dei costi di esercizio e dei paradossi della disciplina europea, spiega il presidente, si somma la vaghezza
grezza del quadro nazionale. Ad oggi infatti non è ancora stato quantificato l'effettivo ammontare delle spese non documentabili, rimangono incerti i tempi per la fruizione delle risorse economiche destinate al settore e non vi sono risposte sul fronte della gravissima situazione determinata dalle difficoltà organizzative delle motorizzazioni civili. In Puglia poi si aggiungono i forti ritardi nei pagamenti da parte della committenza e la perdurante crisi della grande industria, due fattori che combinati hanno messo in ginocchio gli autotrasportatori. L'auspicio, ha concluso Sgherza, è che il governo converta rapidamente gli annunci in atti concreti e prosegua nel confronto con le associazioni dell'autotrasporto, quantomeno per consentire alle imprese di operare con regole chiare. Cambiamo argomento, parliamo di estate e cultura perché oggi al via gli Open Days che riguarderanno anche il Museo Nazionale Archeologico di Taranto. Sentite. Archeologia e spettacolo dal vivo nella capitale della Magna Grecia. Ecco i miti al Martà, 4 sabato, dall'ultimo di luglio e per tutto agosto, con spettacoli e reading ispirati alla tragedia greca classica o trattati di nuova drammaturgia contemporanea. L'arte dal vivo, il teatro per valorizzare la più grande vetrina che ospita i fasti della città greca e romana. Nel Museo Martà di Taranto, negli ambienti restaurati dell'ex convento dei Frati Alcantarini, tra i fasti della città greca e romana, il Teatro Pubblico Pugliese organizza una rassegna con ospiti d'eccezione nell'ambito dell'intervento Azioni di promozione del Museo Nazionale Archeologico di Taranto, promosso da Puglia Promozione. Un'ode alla Taras per valorizzare uno dei siti archeologici più importanti d'Italia e unico riferimento del genere a livello internazionale. Il progetto artistico prevede una rassegna di 4 spettacoli tra fine luglio e tutto agosto, ispirati a testi greci classici e contemporanei, portati al pubblico sotto forma di reading con la voce di 4 interpreti della scena del cinema e del teatro, molto amati dal grande pubblico. Così il 25 luglio Isabella Ferrari narrerà Phaedras ad Irizos, un testo che parte di quarta dimensione, ciclo di monologhi di ispirazione mitologica composto dal poeta greco durante l'esilio a cui fu costretto dalla dittatura dei colonnelli alla fine degli anni 60. Il 1 agosto Michele Placido leggerà brani scelti in un percorso letterario da Saffa ad Omero, dalla poetessa greca di Lesbo, considerata la più grande di tutti i tempi, all'autore dell'Iliade e dell'Odissea. Placido ripercorrerà il mito tra storia e leggenda, intriso di visualizzazioni di paesaggi e liriche di amore, coraggio, amicizia, eroi e dei. Il sabato successivo, 8 agosto, l'esplorazione su Omero proseguirà questa volta con la voce dal vivo di Giancarlo Giannini, che leggerà alcuni brani dall'Odissea, con i suoi temi del ritorno, della patria, della nostalgia, il poema epico più grande di tutti i tempi. Leggere l'Odissea a Taranto, la città che secondo alcuni fonti diede i natali a Livio Andronico, chiamata a tradurre l'Odissea per far conoscere ai romani l'epica greca. Concluderà il ciclo al Martà il 22 agosto Ambra Angiolini, che darà voce alla Medea di Euripide, tra le più grandi tragedie greche, sicuramente la più nota tra quelle al femminile. Le performance verranno ospitate nel chiostro del museo e saranno accompagnate da un ensemble composta da 2 musicisti. Tutti gli appuntamenti andranno in scena a cominciare dalle ore 21. Gli spettacoli sono gratuiti, sono rivolti ad un massimo di 150 persone che potranno accedere con l'acquisto del biglietto di ingresso al museo. È obbligatoria la prenotazione del proprio ingresso al numero 099 453 8639 a partire da 2 giorni prima dello spettacolo. Ora la cronaca nazionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Grecia, Varoufakis, creditori sono dei terroristi. Roma, trovato in strada, cadavere incaprettato. CGA, crolla il valore della casa, tasse crescono oltre il 30%. Alla vigilia del referendum in Grecia, il ministro Varoufakis punta il dito ancora una volta contro i creditori internazionali, definendoli terroristi e accusandoli di volere umiliare i greci. Intanto tutto il paese è a corto di liquidità, preoccupati i cittadini dopo l'allarme delle banche sulla liquidità disponibile fino a lunedì e continuano le lunghe file agli sportelli Bancomat. Un cadavere è stato trovato legato, incaprettato e chiuso in un sacco in zona Monteverde a Roma. A lanciare l'allarme e a chiedere l'intervento della polizia è stato un negoziante che si è accorto del sacco con la sagoma di un uomo. Era a terra tra 2 auto parcheggiate. In questi ultimi 5 anni il valore economico degli immobili è crollato di circa 1,2 miliardi di euro, ma nel contempo le tasse sono salite in misura esponenziale, oltre il 30%. A calcolarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Siamo meno ricchi ma paghiamo di più, evidenzia l'associazione, secondo cui il settore dell'edilizia si trova nella crisi più pesante mai registrata negli ultimi 70 anni.
Un poligono a cielo aperto per i baby boss sui tetti del centro storico di Napoli. Lo hanno scoperto i carabinieri. I giovanissimi soldati della Camorra salgono sui tetti di edifici nel borgo Sant'Antonio Abate e sparano alle antenne paraboliche con armi da fuoco vere. Trovati anche bossoli. Partita in tutta Italia la caccia all'affare. Sono quasi 28 milioni gli italiani che approfitteranno dei saldi estivi per acquistare abbigliamento e accessori, di cui più di 9 milioni durante questo fine settimana. La spesa media prevista oscilla intorno ai 200 euro a famiglia. Secondo un sondaggio Confesercenti, un cliente su due punta al capo di qualità, mentre per il 34% conta il basso prezzo. Due delle tre ragazzine fuggite da Londra lo scorso febbraio e andate in Siria per unirsi allo Stato Islamico hanno sposato due jihadisti dell'ISS. Le famiglie hanno rivelato ai media inglesi che le due adolescenti si sono sposate in una cerimonia approvata dalle autorità dello Stato Islamico. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Rimanete con noi, tra qualche minuto c'è lo sport. Arrivederci.